ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi è un nuovo video di Fortnite. Allora, intanto voglio ringraziarvi per la live che abbiamo fatto ieri sera, veramente siete stati tantissimi, vi ringrazio veramente di cuore. Anche in generale nelle altre live siete comunque stati molto numerosi, quindi vi ringrazio tantissimo. Sono contento che il ritorno delle live vi sia piaciuto e vi ricordo anche che questa sera ci sarà la seconda live dei provini, quindi chi vuole partecipare può farlo. Una cosa che vi chiedo gentilmente, raga, non spammate continuamente a chiedermi posso fare il provino, posso fare il provino, perché se arrivate tardi, raga, dopo purtroppo non lo posso più fare. Adesso questa prossima volta farò il provino ad altre 6-7 persone come ieri, però dalla prossima live di provini farò il provino al massimo a 3-4 persone, perché il team sta diventando sempre più numeroso e raga non posso far entrare tutti, dovrò creare un'academy, mettere la gente più scarsa e far comunque giocare ogni tanto anche quelli dell'academy, perché altrimenti è come creare un secondo team, solo che nel secondo team praticamente gli altri non ci giocano e quindi non ha senso. Detto questo, raga, appunto, vi ringrazio per la live che abbiamo fatto ieri sera. Vi chiedo solo di non spammare, per favore, se volete fare il provino, non continuate a chiedermelo, posso fare il provino, sono forte, perché so che molti di voi mi chiedono anche, dai, per favore, sono forte, fammi fare il provino, ma per carità, io non sto dicendo assolutamente che voi siate scarsi, sto solo dicendo che in questo momento devo dare precedenza a quelli che sono arrivati prima. Quindi se faccio fare il provino prima a voi, naturalmente gli altri si sentiranno, non dico offesi, però comunque una mancanza di rispetto anche per gli altri che sono arrivati prima. Quindi spero che capiate questa cosa. Detto questo, andiamo a vedere lo shop di oggi, raga. E oggi, raga, shop pilota, non ne posso più di vederlo ogni singola volta nello shop e non poterlo mai shoppare. Allora, intanto John Wick è tornato con due stili selezionabili, finalmente. Abbiamo poi la sua non lo so, io non ho mai visto John Wick, raga, quindi perdonatemi se non sono ben informato. Abbiamo Sofia con il suo backpack borsa da fuoco, abbiamo slitta semplice, antiproiettile, ci sta, ci si vede, bella anche questa, wrap assassino, ci sta. Recon Expert, raga, è tornata ieri, è rimasta, 1500 di vacco per questa skin, il secondo stile è uscito durante il suo ritorno. Abbiamo Beard 800 V-Buck stagione 8 e raga pilota, a fine video lo andremo a shoppare. Abbiamo Echo 1200 V-Buck con il suo backpack vero riflesso, 1200 V-Buck appunto, lame dell'inversione. Echo Jet deltaplano raro, due stili selezionabili anche per lui, questo normale, questo bianco. E Deci non mi piace come wrap, raga, non mi piace per nulla. In realtà, in generale, questo set non mi piace. A parte il deltaplano è bello. Riley 1200 V-Buck per questa skin con il suo backpack spettrale. Elite Cremisi 800 V-Buck per questa skin non comune. Scava Fate ha tornato il mini bundle con i picconi due gusti. Frusta Vaniglia e Frusta Fragola. E poi il backpack della pizza, secondo me l'item più bello di questo set. Abbiamo Billy Rimbalzello. Bellissimo, raga, 500 V-Buck per questa emote, stagione 9, non tornava da un po', finalmente è tornata, e raga, comunque è anche la musica che c'è di sottofondo. Dacci dentro! Sarò scemo, raga, ma a me non piace questa emote, sia per, in generale, come proprio è fatta l'emote, e poi proprio la musica non mi piace. Baldori, invece, sì. V-Buck per queste emote non comune, stagione 9. Sono rimasti, io non ne ho parlato, raga, ma veramente quando li ho visti ho fatto volare il pad, a momenti si rompeva, vi giuro, quando ho visto che erano tornate lo Skull Trooper femmine e lo Skull Trooper maschi, raga, veramente mi sono preso un infarto, ho mollato il pad, mi sono preso un infarto, ho detto ma what the fuck, perché non mi aspettavo che tornassero così presto, pensavo tornassero nel periodo di Halloween. Invece 1200 V-Buck per Ranger Teschio bianco e bagliore verde. Mi piace di più il bagliore verde. Abbiamo falce teschio, si può usare sia per la versione femminile che per la maschile, tre stili selezionabili, blu, verde e bianco e nero. E K9
cambia anche leggermente il sound per ognuna per ogni falce. 1200 V-Buck. Abbiamo Mili Teteschio, dopo appunto la Skull Trooper, tre stili selezionabili, tra cui appunto si possono andare ad ottenere attraverso le sfide, Bagliore Verde e Inverso, questo qui è uscito lo scorso anno. 1500 V-Buck, Ghoul Sogghignante, 400 V-Buck per questo backpack, è veramente bellissimo per aura, vabbè ci stanno bene tutti i backpack, versione normale, versione oscura. Bara Volante, 1200 V-Buck per questa bara, tra l'altro con due stili selezionabili, blu e verde. Vediamo quella da blu. Ci sta, raga, ci sta. E niente, lo shop di oggi si va a concludere in questo modo. Raga, andiamo a shopparci pilota, finalmente. Ti ho nell'armadietto, finalmente, raga, da un botto che lo volevo shoppare. Andiamo a schiacciare e, raga, non possiamo più annullare l'acquisto, anche perché non ho richieste di reso. E quindi non posso più rimborsarlo. Raga, abbiamo il nuovo piccone pilota, mamma mia. Senti che bello. Allora, perché ho deciso di fare questa cosa? Perché è vero che dopo il pass non me lo posso più shoppare. A questo momento ho 320 V-Buck e se non sbaglio il pass me ne darà altri 200. Sì, altri 200, raga. Altri 200, però... E quindi arriverei a 520. Però che cosa faccio? Ad Halloween esce la Ghoul Trooper e naturalmente io me la andrò a shoppare. Quindi shopperò circa 20 euro, 25 euro al massimo. E vediamo un attimo qua, dei V-Buck. Allora, mo, 20 euro ti danno 2800 V-Buck. La Ghoul Trooper costa appunto... 12, tra l'altro 12% extra, ci sta, raga. La Ghoul Trooper costa 1500 se non erro, quindi vado a shopparla, mi avanzano ben 1300 V-Buck, qualcosa del genere. Vabbè, sto pensando a caso, no raga, che cazzo dico? Sì, 1300. E quindi raga, più i 300 mi avanzano per il passo successivo e da un bot che volevo shopparmi pilota, quindi ho deciso di shopparlo. Perdonatemi qua, ma io faccio schifo in matematica, quindi ecco. Detto questo raga, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video, seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione, vi ringrazio ancora per la live di ieri e in generale per come sono andati il ritorno delle live, vi chiedo ancora un'ultima volta se gentilmente non mi spammate gli inviti per se volete fare il provino, anche se siete forti raga, purtroppo devo dare precedenza a quello che arriva prima, quindi spero che capiate questa cosa. Se dopo avanza tempo naturalmente sono sicuramente ve lo faccio anche a voi, perché a me piace soddisfare tutti raga, però purtroppo capite che sono veramente, ieri mi hanno chiesto circa 30 persone di fare il provino e veramente fare il provino di tutti è impossibile, quindi mi dispiace raga, però purtroppo non posso fare granché. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.